Buongiorno dal Giappone. Buongiorno. Il ritorno della colazione dopo due viaggi. Che cosa ci abbiamo stamattina? Momiji Manju. Che cos'è Momiji Manju? È tipico dolce di Hiroshima. Chi ce l'ha portato? Me l'ha portato Dario, che era venuto a Tokyo per accompagnare un gruppo, ma poi è risultato positivo al coronavirus. Ma questo qua me l'ha dato. Quindi ho dovuto accompagnare anche il suo viaggio. Mezzo, perché poi l'altro era accompagnato anche Marco, Andrea, eccetera. L'hai mai mangiati te? Sì, mi piace. Ti piacciono? Lo sai che a Miyajima, e l'ho fatti vedere in un video, fanno anche l'Age Manju? Che sono questi qua, Age Momiji Manju. Questi, poi li mettono nella pastella e li friggono. E sono buoni, effettivamente. Che gusti abbiamo qua? Crema, sì. Cioccolato, matcha e tipico con marmellata. Ecco, come potete vedere, uno praticamente al matcha e uno alla cioccolata. L'ho già mangiato uno, quindi questi qui li puoi mangiare tranquillamente tutti e due te. Ve ne facciamo vedere qualcuno, vai, da quale vuoi partire? Stamattina mi va crema. Buono crema, eh. Allora, che cos'è? Però abbiamo detto Momiji Manju, ma che cos'è il Momiji? Momiji è un foglio di nanna. Acero, in italiano. Vedete? Praticamente questi dolci sono fatti sulla forma delle foglie d'acero, perché a Miyajima, soprattutto dove li fanno, insomma, è molto famoso anche per i colori dell'autunno, e sono molti momiji. E questa è la classica foglia di acero che potete trovare quando venite in Giappone, insomma, rossa durante l'autunno. Vuoi assaggiare? Sì. Vedete a prenderlo? Vabbè, brava, vedi? Stai imparando. Che food blogger, eh? Sì, sì, dai, dai. No, dopo lo mangio anch'io, vai. Intanto assaggerò te. Grazie, Dario. Grazie, Dario, sì. Sto bene con il latte, questo qui. Quindi vuoi un goccio di latte? No? Questo latte... Sì. Buono? Versi un po' di latte, scusa che... Questo è il latte dell'Hokkaido, perché l'Hokkaido è famosissimo per il latte. E questo qui è il latte che compriamo al supermercato. Vediamo un attimo, vedete come sono belli, no? Come sono fatti bene. Quindi, questa è la crema proprio buona. Va bene, andiamo avanti? Vale, poi. Facciamo il classico, no? Classico, insomma. Classico che non abbiamo detto che cosa c'è dentro. Che cosa ci sarà dentro? Classico. Marmellata di fagioli. La marmellata di fagioli, che è il grande classico dei dolci giapponesi. Questo l'hai separato un po' male, eh? Sì, un po'. No, sai, Shiroan c'è anche, no? No, mangio te di più di me di questo, perché io non è che. Okay. Ti piace? Ti piace più questo qua? No, no, diciamolo in fondo, anzi, ma perché poi. Assaggiare anche un altro, vai. No, no, ma tanto. Vabbè, prova cioco, dai. O matcha. Guarda, aspetta, quale vuoi? Di qua, quale vuoi te? Cioco o matcha? Cioco? Però non è male questo qui, eh? Classico, però, mica detto io. Questo è cioccolato. Bello. Veramente bello. Vai, vai, mangia. Sì, ma mangiano tanto. Ah, perché voglio fare la ghiotteria proprio, quello proprio ghiotto, eh. Come è fatta questa pasta, a proposito? Perché... Ah, sai che c'è questa macchina che li fa, che è bellissima. Sembra quella tipo dei brigidini di Lampore. Te non li conosci? Non li hai mai mangiati i brigidini? Vabbè, comunque sia, sono dei dolci che sembrano patatine. Tipo quelli che trovi nella busta, però dolci, al gusto di anice. Che si fanno, quelli che hai quelli, fatto. Quelli sì che non mangio più, sì, perché non mangiati troppi un giorno, una trentina d'anni fa. E c'è questa macchina che li fa, che li fa vedere proprio mentre li produce, che è veramente interessante. Ora magari la prossima volta che vado a Miyajima, cioè la settimana prossima, ve lo faccio vedere. Vuoi assaggiare anche questo, così chiudiamo? Gusto matcha. Quindi tè verde giapponese, insomma. Questo sta bene, come dico, suppa verde. Ottimo, eh? Andiamo. Bello, ma c'è.
con marmellata di fagioli anche. Ah, c'è stato marmellata di fagioli anche? Io non l'avevo visto. Mm. Non me lo ricordo, l'ho mangiato qualche giorno fa. Ma c'è? Quindi anche più marcia. Mm. Non vedo, no? Effettivamente sì, si sente che è marmellata di fagioli, sì. Scusate questa voce oltre tombale, ma sono svegliato ora io. Mm. Mm. Guarda, che ghiotteria. Lo farà anche te? Mm. Perché no? Voglio bere a pari. Va bene. Mm. Va bene. Qual è il migliore? Così lasciamo a Miwa, che li vogliamo mangiare anche lei a proposito. So, detto. So. A lei piace tanto. Sì. Qual è il più buono? Crema mi piace. Crema, sì. Mm. Anch'io so, penso sia crema sia il più buono di tutti. Mm. Vabbè. Però anche classico. Anche classico, però effettivamente crema molto buono. Questo qui invece è normale. Sì. Vabbè, io... Cioccolato è troppo forte. È un po' strano, sì. Il cioccolato è un po' troppo amaro, forse l'avrei messo un po'. Va bene. Grazie a tutti per aver visto questo video. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone. In queste delle cose della colazione, non so se ci sarà sabato prossimo, perché vado, no, forse sabato prossimo sì, perché vado via un altro tour. Se volete venire in viaggio, tutto in descrizione. Prossimo in Giappone, ciao ciao. Ciao ciao.